fragoline e ciao fragolini. Allora, finalmente è arrivato il momento che, come leggete dal titolo, vi faccio vedere la mia nuova casa vuota. Poi ci sarò l'home tour quando ci saranno tutti i mobili e la casa ovviamente verrà proprio come si deve e finita. Ovviamente per l'home tour ci vorrà tanto, credo forse l'anno prossimo, almeno l'anno prossimo la vedete, la casa proprio finita, perché ora che compriamo i mobili, ora che scegliamo i mobili, poi stiamo ancora finendo i lavori, eccetera, per cui sarà molto, in poche parole, dura. Comunque, allora, io adesso, vi spiego, in poche parole, la clip che io ho fatto, che voi adesso guardate in questo video, l'ho registrata verso luglio, l'inizio luglio, se non sbaglio, fine giugno, inizio luglio, adesso non mi ricordo bene, per cui sono passati almeno 2 mesi da quando ho registrato la clip della casa vuota, che poi vuota non è proprio vuota, in senso che ci sono gli attrezzi, ci sono tante cose dentro nella casa che ovviamente stanno facendo i lavori, per cui dovete anche capire che la casa non è completamente vuota. Dovevo fare la casa quando era proprio vuota, quando non sono iniziati i lavori, solo che era un po' complicato anche per il tempo, eccetera, no? Per cui alla fine non sono riuscita a registrarvi la casa proprio completamente vuota, però sono riuscita solo a registrarvi la casa con dentro gli attrezzi e tutti i lavori che ovviamente stiamo facendo. Le clip che vedete, ad esempio la caldaia, è praticamente la caldaia vecchia, non è quella nuova, per cui i lavori stanno già praticamente quasi finendo, sono quasi al termine, mancherebbero 2 mesi più o meno, per cui calcolate che forse fine di ottobre dovrebbe essere pronta, massimo novembre, per cui prima di dicembre dovremmo essere già dentro in casa nuova. Per cui non so, quello che vedete in poche parole è un po' un casino dentro in quella casa, tra gli attrezzi, il tavolo, le cose, perché ovviamente quando facciamo i lavori stiamo anche lì a mangiare, per cui non è che, per farvi capire, i lavori li sta facendo mio fratello e il padre della fidanzata di mio fratello. Per cui, dato che loro sono bravi e hanno studiato queste cose qui, ovviamente la casa la sta facendo mio fratello. Quando andrà, quando lui va a fare i lavori, ovviamente ogni tanto ci vado anch'io perché lo aiuto. E per cui calcolate che vedete anche il tavolo, tutte le cose da mangiare, eccetera, perché quando facciamo i lavori mangiamo lì, mangiano lì, eccetera. Per cui scusate se vedete un po' un casino. E comunque calcolate che quando ho registrato questa clip dovevano iniziare, anzi, in teoria i lavori erano iniziati. Per cui dovete anche un po' capire che erano già iniziate, io già ho fatto la clip quando hanno iniziato i lavori, per cui sono stata anche scema, dovevo registrare prima e farvi vedere la casa vuota, solo che poi non ci ho pensato, anche per il tempo che io non ho avuto tempo, e allora alla fine però sono riuscita, diciamo, a farvi questo home tour della casa nuova, per cui spero che vi piace. Scusate se parlo troppo, ma volevo spiegarvi, anche se l'ho ripetuto 2 volte, comunque niente, fatemi sapere se vi piace e calcolate che la casa viene fatta proprio completamente tutta nuova, anche il bagno, per cui se vedete tutte quelle cose lì saranno proprio tutte rifatte, idem il giardino, per cui niente, adesso vi lascio la clip.
E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per chi guarda questo video fino in fondo e buona visione. Ciao e al prossimo video. Allora, questa è l'entrata dove ovviamente entriamo dalla porta. Fuori non ve lo faccio vedere perché è tutto da rifare, per cui sinceramente non mi piace far vedere le scale fuori come sono fatte. Per cui calcolate la porta, l'entrata e il corridoio. Adesso è difficile farvelo vedere perché con tutte le cose che ci sono qua, ovviamente la casa sta, dobbiamo ristrutturarla. Allora, qua c'è un arco, poi dove c'è il corridoio di fianco c'è la cucina, ovviamente che la stiamo facendo nuova. Gli archi sono tre, questo, poi c'è questo qua, quello della cucina, e questo qua del corridoio, un altro corridoio. Per cui, per farvi capire, corridoio e qua praticamente fatta così, e qua c'è il calorifero. Entriamo dentro, vi faccio vedere veloce perché giustamente la casa è ancora tutta da rifare, e fuori c'è un vento della Madonna. Comunque, questa è la cucina, ve la faccio vedere veloce. Poi di qua, dove c'è la cucina, dove c'è il calorifero, c'è un piccolo corridoio che adesso vi farò vedere anche di là. E questo ovviamente è tutta la sala. C'è un casino perché stiamo mettendo a posto tutto. E fuori c'è il balcone che adesso ve lo farò vedere. Per cui calcolate che tutto questo, dove c'è il corridoio, c'è la sala enorme. Però vabbè, la faccio vedere veloce per farvi capire com'è fatta. Ovviamente facendo i lavori, giustamente ci sono tutte queste cose qua in giro, per cui non ve l'ho fatta vedere prima, perché cioè, sinceramente prima faceva molto più schifo di come adesso. Adesso è tutta imbiancata, tranne questo qua che dobbiamo ancora imbiancarlo. Poi andiamo di qua e abbiamo le due stanze e il bagno. Allora, di qua dove c'è, ovviamente c'è l'arco. E la particolarità che mi piace di più sono questi archi qua. Per cui andiamo di qua, vi faccio vedere il bagno. Ovviamente il bagno lo faccio vedere veloce perché tanto è tutto da ristrutturare il bagno. Questo è il bagno veloce. Anche qui è sporco, giustamente per i lavori, per cui voi non fateci caso, ma vi faccio vedere al volo come è fatto il bagno. Questo è il bagno piccolino, e dirò poi più avanti, vi farò vedere l'home tour completo di come ovviamente verrà fuori il bagno nuovo. Invece di qua, di fianco al bagno, abbiamo la cameretta che si affaccia dal giardino, perché abbiamo anche il giardino. Ve lo faccio vedere veloce. Questa è la cameretta, cameretta e studio. Ovviamente fuori si affaccia il giardino. Questo ve l'ho fatto vedere il giardino, mi sembra. Ve lo faccio vedere da qua. Questo è tutto il nostro giardino, dove ovviamente abbiamo messo la rete oscurante, e anche il giardino lo stiamo ristrutturando. La porta di entrata è di qui, dove tu entri ed entri dal giardino, per cui si affaccia al giardino. Non volevo il giardino attaccato alla casa per il fatto dei motivi che tra le zanzare e tutto il resto, preferivo il giardino staccato dalla casa, per cui secondo me è meglio ed è più comodo. E questa è la cameretta. Vi faccio vedere la camera. Questa
Questa è la camera, infatti c'è anche la scala perché giustamente la stiamo facendo tutto nuovo. Questa casa ha, calcolate, 15-35 anni che non è stata ristrutturata come si deve, per cui calcolate che la camera è enorme. Questa è la camera. E invece fuori si affaccia dal balcone. Il balcone è grande. Io volevo sia il giardino che il balcone. Ovviamente anche il balcone è tutto da ristrutturare, da mettere a posto. Per cui non fateci caso il casino. E tutto il balcone è da mettere a posto. Abbiamo staccato, diciamo, tutto. Abbiamo anche le tende, che ovviamente sono tutte da mettere a posto, dove si affaccia praticamente sui giardini dei nostri vicini. Per cui questi tre giardini sono i giardini dei nostri vicini e lì è tutto il parcheggio e c'è la scuola. Di fronte c'è la scuola, per cui però vedo che è praticamente tranquillo come posto per quello che abbiamo scelto. E questo, diciamo, è la nostra casa. Adesso facciamo così. Ovviamente dobbiamo cambiare proprio tutto tutto perché la proprietaria che c'era prima giustamente non ha fatto niente di lavori qua dentro, per cui è tutto da rifare. Lì ovviamente sarà staccato, sarà fatta una nuova cassaforte perché giustamente non riusciamo ad aprirla perché quella di prima non sa il codice e l'ha rotta, ovviamente è rotta e per cui andrà cambiata. Comunque, niente. L'unica cosa che mi piace di questa casa è il balcone enorme, spazioso, dove tu puoi mettere tutto. Poi ovviamente il giardino che vi ho fatto vedere staccato, che secondo me è meglio avere un giardino staccato, cioè avere il giardino e il balcone, anche perché hai più spazio e secondo me è più bello. Ovviamente è inutile che ve lo faccio vedere da giù perché tanto si vede da qua, cioè è meglio vederlo da qua. Comunque vabbè, il giardino credo che ormai lo conoscete perché avevo già spoilerato nei video precedenti. E niente, questa è la visuale che abbiamo dalla cameretta del nostro giardino. È praticamente tutto, quasi tutto da mettere a posto, perché l'unica cosa che facciamo è cambiare tutti i pavimenti. Non vi dico cosa metterò, per cui cambiamo tutti i pavimenti. Ovviamente faremo il bagno nuovo, tutto nuovo, completo, e poi la cucina. E giustamente in camera e in cameretta ci andrà da questa parete quello per rinfrescare sia il caldo che il freddo, che adesso non mi viene la parola di come si dice, lo metto sia in camera che in cameretta. Per il caldo e per il freddo è praticamente solo questo pezzo della parete e invece di qua della cameretta farò questo pezzettino e basta. E poi c'è da mettere tutto il pavimento, per cui le camere non c'è tanto da fare, c'è solo da fare queste cose qua. Invece il fatto della cucina, abbiamo tirato via tutte le piastrelle che andavano fino in fondo qui, per cui era tutto pieno di piastrelle tutta la cucina, e abbiamo stuccato, l'abbiamo messa praticamente tutta, cioè, ha rasato tutto e ha tirato via tutte le piastrelle, per cui calcolate che qua poi ci andrà la cucina nuova. C'è ancora la caldaia da mettere, quella nuova che abbiamo già comprato, quella lì, la caldaia, è da ancora mettere su, per cui calcolate che la cucina è quasi completa, manca solo la caldaia da mettere su. Imbiancare tutta questa parte e mettere il pavimento e poi ovviamente arriverà la cucina nuova verso settembre, fine settembre.
Ah, di là si affaccia, diciamo, il parcheggio. Adesso. Allora, di qua si affaccia il parcheggio, dove ovviamente noi usciamo dalla porta e c'è il parcheggio, il nostro posto auto è più avanti dove c'è praticamente le strisce gialle. La cucina si affaccia dal parcheggio dove c'è l'entrata, in poche parole. E di fronte abbiamo una villetta. Invece il salotto, la sala, si affaccia dal balcone e dal giardino dei vicini, come ho detto prima. Ovviamente qua c'è casino perché stiamo ristrutturando. L'unica cosa che hanno fatto i proprietari è mettere la tapparella elettronica con il pulsante lì, solo che il pulsante, vederlo così, sinceramente non va bene, e per cui dovremo cambiare anche quello perché abbiamo tutte le tapparelle, solo questa elettronica. Tutte le altre sono ovviamente a mano, come avete già visto. Comunque niente, il salotto si affaccia quel balcone che vi ho fatto vedere prima, e di là c'è la camera. In poche parole, questa è la casa. E calcolate che è molto bella, perché è spaziosa, è enorme. Così non rende perché c'ho troppe cose in giro, infatti, cioè qua quando si lavora lasciamo tutto in giro, perché ovviamente i lavori li fa mio fratello. Per cui calcolate che ha anche comprato i sacchi, altri 2 sacchi per finire di fare il muro. E niente, questo è l'home tour della casa vuota, per modo di dire, perché alla fine non è vuota, c'ha troppe cose in giro. Questo è tutto.